Buongiorno e benvenuti, sono Caterina e oggi provo a rispondere a due domande che mi sono state poste. Perché il delitto e l'arte si intrecciano così di frequente? E qual è la storia del delitto artistico nei thriller? Tra i tanti libri che posso citare ne ho scelti alcuni, come in questo caso Il Codice da Vinci di Dan Brown, pubblicato da Mondadori nel 2003. Ti parlo brevemente di questo libro. L'indizio di partenza per i due investigatori, esperto di simboli Robert Langdon e la protagonista femminile Sophie Neve, si trovano nella posa assunta volontariamente dalla vittima e il curatore del Louvre, Jacques Sumier, appena prima di morire. L'uomo, accoltellato da un'ombra misteriosa prima di esalare l'ultimo respiro, tenta di lasciare un indizio che si occuperà del suo omicidio. Così, non solo scrive con il proprio sangue un messaggio cifrato, ma si sistema sul pavimento del Louvre nella posizione dell'uomo vitruviano. Il celebre disegno di Leonardo da Vinci che mostra le proporzioni del corpo umano e che nel thriller di Dan Brown assume significati misteriosi ed esoterici. Lo scrittore Dan Brown non è il primo e nemmeno l'ultimo autore di thriller a usare l'iconografia dell'arte come scenografia per un delitto, né a intrecciare in un giallo l'orrore dell'omicidio alla bellezza di un'opera. Anzi, è molto frequente che il detective letterario, incaricato di un caso, giunga sulla scena di un crimine e si accorga che le vittime sono state sistemate dagli assassini, ma anche da altri personaggi o testimoni coinvolti, come in un dipinto famoso dove spiccano uomini vitruviani e martiri coraggiosi dannati, e così fino al surrealismo. Un altro autore di cui ti voglio parlare, e sono sicura che anche tu lo avrai letto questo autore, e se non l'hai fatto ti invito a leggerlo. Si tratta di Donato Carrisi con il suo Il Suggeritore. Ecco qui, Longanesi 2009. È stato pubblicato da Longanesi nel 2009. Donato Carrisi è anzitutto di formazione criminologo, è autore di numerosi bestseller, è regista premiato nel 2018 con il David di Donatello per il film La ragazza nella nebbia. Ecco qui. Tratta dal suo romanzo del 2015, lo ha spiegato lui in un'intervista, illustrando per cominciare il motivo per cui il suo Tribunale delle Anime, ecco qui, uscito per Longanesi nel 2011, ha scelto di trasformare il martirio di San Matteo di Caravaggio in uno dei principali indizi guida della storia, più volte descritto, evocato, spiegato, studiato nel corso del romanzo, come una perfetta scena del crimine. Tanto che per osservare più da vicino la tela, che rappresenta un truculento omicidio, la poliziotta Sandra si reca nella chiesa romana di San Luigi dei Francesi, dove ha il primo incontro con il personaggio di Marcus, ambiguo protagonista del libro. Il male è rimasto sempre identico nella storia, dirà in un'intervista Carrisi. Così è chiaro che si attinge all'iconografia del male rappresentato nei dipinti, nelle opere dell'arte. La scena di un crimine è sempre importantissima da raccontare in un giallo perché diventa il primo impatto del lettore con la storia. Molti romanzi sono pieni di riferimento all'iconografia dell'arte, utilizzando le opere dell'arte come scena del crimine o scenografia di un delitto, è un modo per raccontare anche le tecniche dell'omicidio, che è un'arte. Il criterio è stato applicato da tutti gli scrittori. Nei thriller contemporanei il concetto di delitto come arte esplode in decine di romanzi, trasferendosi spesso al cinema. La scena di un crimine è sempre importantissima da raccontare in un giallo perché diventa il primo impatto del lettore con la storia. In questo caso ti propongo un altro libro e questa volta ti propongo il nome della Umberto Eco, Il nome della rosa. E di questo libro te ne parlo brevemente perché ho fatto una recensione molto particolare, molto è particolareggiata e completa sul mio blog. Ti dirò di questo libro che Umberto Eco è classe 1932-2016, che ha appunto pubblicato Il nome della rosa. E un'altra cosa volevo farti sapere di questo libro, che ho scelto questa edizione. Perché? Questa edizione è la grande biblioteca Fabbri Editore.
Perché? Perché è stato scritto ed è nelle ultime pagine potrei trovare che è stato suddiviso in giornate. Mi spiego meglio. Il libro è stato diviso in giornate, prima giornata, seconda giornata, terza giornata, quarta giornata e così via. In questo modo io sono riuscita a dare una visuale panoramica, molto, molto accurata di ciò che avveniva il giorno prima e il giorno dopo. E per questo video è tutto. Ciao, al prossimo video.